bentrovati a tutti voi dal TG Cronache. Dunque, prima di andare a vedere gli sviluppi sull'inchiesta della direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, che ha portato alla scoperta della 'Ndrangheta in uno dei centri più importanti di richiedenti asilo d'Europa, quella di Isola di Capo Rizzuto, continuiamo a parlare di migranti, perché c'è una sentenza della Corte di Cassazione che ha aperto un dibattito per quanto riguarda l'integrazione nel nostro paese, tra il rispetto delle nostre regole e anche il mantenimento dei valori dei migranti che arrivano e vivono in Italia. Tutto parte da un indiano di religione Sikh che voleva girare con un pugnale il kirpan, considerato dalla loro religione sacro. I migranti devono conformarsi ai valori europei. La frase è racchiusa in una sentenza della Cassazione che farà giurisprudenza su quanto possano essere tollerati i riti, i costumi, le tradizioni di chi arriva nel nostro paese da più o meno lontano e si porta dietro i suoi riti, usi e costumi. Una decisione che nel merito arriva dopo un processo contro un cittadino indiano di religione Sikh fermato a Mantova e multato di 2.000 euro perché trovato in possesso di un pugnale di quasi 20 centimetri. In primo e in secondo grado i giudici gli avevano dato torto, gli avevano cioè impedito di portare con sé il kirpan, il pugnale appunto, che fa parte dei 5 elementi considerati sacri e indossati sempre, ogni giorno, in ogni situazione dai fedeli Sikh. Quel pugnale per un Sikh è un rito, è un pezzo della dignità sociale, ma qui sono solo un'arma. La società multietnica è una necessità, ma non può portare alla formazione di arcipelaghi culturali confliggenti e ostacola l'unicità del tessuto culturale e giuridico del nostro paese, che individua la sicurezza pubblica come un bene da tutelare, ha scritto nel dispositivo la Suprema Corte, dando il via a un dibattito politico dai toni subito accesi tra chi pensa che si debba essere tolleranti con altre pratiche e costumi religiosi come il velo e il burka e chi invece ritiene la materia troppo scivolosa per poterla definire così chiaramente per legge o per sentenza di Cassazione. Restano i dubbi di una comunità che in Italia ha messo radici contribuendo paradossalmente al mantenimento delle nostre tradizioni. Molti sono i Sikh che lavorano nella produzione di grana padano e del parmigiano reggiano, un'arte che secondo diversi imprenditori locali senza più indiani sarebbe definitivamente persa. Nel nostro paese c'è infatti una delle comunità Sikh più folte d'Europa, seconda solo al Regno Unito. Nell'area a cavallo tra Lombardia ed Emilia Romagna vive la maggior parte dei Sikh presenti nel nostro paese, se ne contano circa 70.000, che frequentano assiduamente il tempio di Novellara, provincia di Reggio Emilia. L'anno scorso, durante l'ultima festa del Baisakhi, nel giorno che ricorda la fondazione del primo tempio costruito nel nord dell'India, la comunità mise in piedi una colletta a favore delle zone terremotate, tutti vestiti a festa e secondo il loro rito, kirpan compreso. E allora, come dicevo prima, andiamo a vedere gli sviluppi dell'inchiesta della direzione distrettuale antimafia di Catanzaro. Oggi cominciano gli interrogatori di garanzia, ma per i due principali protagonisti di questa inchiesta, che sono il governatore della Confraternita della Misericordia e il parroco di Isola di Capo Rizzuto, bisognerà aspettare domani. Intanto oggi ci sono le perquisizioni. Mentre la polemica politica infuria a Roma, da questa mattina nella sede della Confraternita della Misericordia di Isola di Capo Rizzuto, la polizia giudiziaria passa al setaccio i documenti e gli atti amministrativi dell'organizzazione. Finita il centro dell'inchiesta della DDA di Catanzaro, le mani della 'Ndrangheta sul fiume di soldi per la gestione del centro di accoglienza richiedenti asilo di Crotone. Domani, davanti al giudice per le indagini preliminari, compariranno Don Edoardo Scordio, parroco di Isola Capo Rizzuto, e Leonardo Sacco, presidente della sezione locale della Misericordia, in carcere da ieri su disposizione della Procura di Catanzaro, insieme ad altre 66 persone. Le accuse sono a vario titolo di associazione mafiosa, malversazione, danni dello Stato, truffa aggravata. Il parroco Don Edoardo, secondo un pentito, sarebbe nelle mani della Cosca Arena. Attraverso le mani del prete passano flussi di denaro notevoli. La cosa più banale era 136.000 euro erano destinati per comprare i giornali per gli extracomunitari e hanno motivato, siccome i giornali sono deteriorabili, allora li diamo al prete, così fa assistenza spirituale.
L'imprenditore Leonardo Sacco era invece il gestore di fatto della Confraternita della Misericordia e presidente dell'ente che da un decennio gestisce il CARA di Caporizzuto, lucrando sugli appalti. Per i magistrati della DDA di Catanzaro era lui il colletto bianco del clan Arena, lui a stipulare i contratti con le aziende fornitrici di tutto quello che quotidianamente è necessario alle 1200 persone ospitate nella struttura. Per la cosca Arena il CARA era come un bancomat, perché lì arrivava il fiume di soldi stanziati per la gestione dei profughi. Tanti soldi. Su 103 milioni di euro di fondi europei che lo Stato ha girato dal 2006 al 2015 per la gestione del Sant'Anna, 36 sarebbero finiti nella bacinella dei mafiosi e da qui investiti per comprare cinema, teatri, appartamenti, macchine di lusso, barche e immobili. Soldi che sarebbero finiti anche in Svizzera, depositati in contanti su conti bancari. Nell'inchiesta calabrese anche il sindaco di Isola Caporizzuto Giancarlo Bruno è tra gli indagati. Agli atti ci sono le fotografie di Leonardo Sacco scattate accanto all'allora ministro degli interni Angelino Alfano. Grillo e oggi anche la Lega chiedono le sue dimissioni e la Lega polemizza sulla gestione dell'emergenza migranti. Non prendo lezioni da un pregiudicato, Grillo lascia in pace gli incensurati, replica Alfano. Cita le foto di Sacco con altri leader, nega di conoscere Sacco e liquida l'incontro come normale routine elettorale. Un altro episodio di corruzione che coinvolge un amministratore pubblico, il sindaco di Lonate Pozzolo in provincia di Varese, è finito in carcere perché avrebbe favorito il fratello titolare di uno studio di progettazione. Il sistema corruttivo, secondo gli investigatori, era solido e ben avviato nel comune di Lonate Pozzolo, 11.000 abitanti. In provincia di Varese gli imprenditori che volevano fare affari potevano contare sul sindaco in persona, che secondo le intercettazioni, le accuse, assicurava permessi illegittimi per costruire, sanare e ampliare immobili. Agevolava l'acquisto di terreni come questo che state vedendo, non edificabili, che attraverso modifica al piano regolatore diventavano edificabili. Tra i favori anche terreni che sarebbero diventati una miniera d'oro perché destinati ai parcheggi dei passeggeri del vicino aeroporto di Malpensa. Questa mattina i carabinieri di Varese hanno portato in carcere il sindaco Danilo Rivolta, eletto nel 2014 con Forza Italia, con l'accusa di tentata concussione, corruzione e abuso d'ufficio. Ai domiciliari sono finiti anche il fratello del sindaco Fulvio Rivolta, titolare di questo studio di progettazione immobiliare, di fatto gestito dal sindaco che indirizzava tutte le pratiche al fratello. Tra gli indagati anche la convivente del sindaco assessore all'urbanistica del comune di Gallarate e 4 imprenditori. Le indagini sono ancora in corso, i militari della Guardia di Finanza di Varese hanno perquisito abitazioni ed uffici di tutti gli indagati, anche il comune e il comando della polizia locale, sequestrati preventivamente dai conti correnti degli indagati circa 110.000 euro al momento all'ammontare della corruzione. Non ci sono passaggi di mazzette, il denaro veniva giustificato da false fatture di consulenza dello studio di geometra, i soldi poi accreditati in modo regolare con bonifici bancari sui conti correnti del titolare. Le indagini sono iniziate oltre un anno fa, fu l'allora capo della polizia locale a raccontare ai magistrati della procura di Busto Arsizio come il sindaco più volte avrebbe minacciato l'ufficiale di sollevarlo dal comando se i suoi uomini avessero continuato ad indagare sulle violazioni di natura edilizia. Per mesi tutti gli indagati sono stati intercettati, telefonate criptiche le hanno definite gli inquirenti proprio per evitare di essere scoperti. Le indagini proseguono, oltre agli accertamenti fiscali ci sono decine di mail agli atti, nel pomeriggio sono previste nuove perquisizioni. Un anno fa l'attentato al presidente del Parco dei Nebro di Giuseppe Antoci, contro la sua auto blindata furono sparati colpi di fucile. Oggi la procura di Messina ha inviato 14 avvisi di garanzia. La pista seguita dagli inquirenti è quella della cosiddetta mafia dei Pascoli, che si sarebbe ribellata ai controlli dello Stato e alle nuove regole nell'area del Parco dei Nebrodi. Un grosso business, quello della criminalità, che ha messo le mani sui finanziamenti pubblici europei destinati al settore agricolo dentro il perimetro dell'area protetta siciliana. Ora c'è una svolta nell'inchiesta della DDA di Messina, che indaga sull'agguato al presidente del Parco dei Nebrodi la notte del 17 maggio 2016. Giuseppe Antoci sta rientrando a casa, la sua auto è costretta a fermarsi, bloccata da grosse pietre messe sulla carreggiata. Il comando apre il fuoco, la macchina è blindata e questo gli salverà la vita. Accadde esattamente un anno fa. Per quell'attentato sono stati notificati 14 avvisi di garanzia, tentato omicidio, l'ipotesi di reato. I provvedimenti, spiega chi indaga, sono dovuti, cioè funzionali ad accertamenti tecnici non ripetibili. Nella sostanza significa comparare i campioni di DNA degli indagati
reati con le tracce biologiche rilevate sul luogo dell'attentato, mozziconi di sigaretta e tracce di sangue. Campo minato questa zona della Sicilia, finita al centro di inchieste che cercano di far luce sul controllo dei terreni da parte dei clan per impossessarsi dei soldi pubblici. In Ebrodi sono da sempre, ma soprattutto negli ultimi anni, il regno delle agromafie, che agiscono indisturbate perché godono di complicità di politici e professionisti e che per continuare ad esercitare il loro potere avrebbero fatto scattare l'agguato. Una ritorsione per il protocollo di legalità voluto dal presidente del parco e dalla prefettura di Messina, che ha aumentato i controlli sulle concessioni dei terreni demaniali. Fino alla nuova normativa bastava una semplice autodichiarazione per le locazioni inferiori a 150.000 euro, un limite che consentiva però di beneficiare dei finanziamenti europei. La convenzione siglata a marzo 2015 tra i comuni del parco e la prefettura ha azzerato la soglia, obbligando a produrre il certificato antimafia nella richiesta di concessione. Da qui la reazione dei boss. E c'è anche il sindaco di Accumoli, Stefano Petrucci, tra i 7 indagati per abuso d'ufficio, omissione, rifiuto di atti d'ufficio, disastro e omicidio colposo, a cui la Procura di Rieti ha notificato in queste ore un avviso di conclusione delle indagini nell'inchiesta sul crollo del campanile della chiesa dei Santi Pietro e Lorenzo durante il terremoto del 24 di agosto. I 7 rischiano adesso il processo. I lavori appaltati dalla Curia per consolidare il campanile, secondo quanto ipotizza la Procura Reati, di fatto non furono compiuti adeguatamente. Il campanile crollò su una casa, causando la morte di un'intera famiglia, i genitori e 2 figli, uno dei quali di 8 mesi. E in questi mesi abbiamo seguito la vicenda della K-Flex, l'azienda brianzola che produce gomma plastica, aveva deciso di chiudere lo stabilimento in Italia e portare l'intera produzione in Polonia. Dopo più di 100 giorni di lotta dei lavoratori si è chiusa questa vicenda con una buona uscita. Entra al Tribunale di Monza con l'amaro in bocca la delegazione dei 187 lavoratori licenziati della K-Flex di Roncello, colosso della gomma plastica nel mondo con 11 stabilimenti e 2.000 dipendenti, che ha deciso di chiudere la produzione in Italia per riaprirla in Polonia. Nei giorni scorsi il giudice del lavoro, a cui si erano rivolti i sindacati, visto che l'azienda si era impegnata a non licenziare fino al 2018, aveva proposto una transazione. 8 milioni di euro lordi di buona uscita fanno circa 33.000 euro netti ciascuno. Le tute blu, il 50% di loro è straniero, alla fine hanno scelto di pensare alle famiglie prima di cararsi in una lunga causa di lavoro, e così la proposta del giudice è stata accettata con 135 voti favorevoli e 25 contrari. Ma nelle loro parole c'è tutto lo sconforto di chi si è sentito lasciato solo. 4 mesi, con 4 figli, con 5 figli, senza prendere una lira, senza che nessuno ci aiuta, col nostro governo che si nasconde. Si chiude così una vicenda che da 113 giorni vedeva senza stipendio i lavoratori in presidio permanente davanti ai cancelli dello stabilimento di Roncello. Una storia che aveva attirato l'attenzione di sindacati e parlamentari e sulla quale erano intervenuti anche il ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda e il governatore Roberto Maroni. A rafforzare le proprie quote di mercato all'estero erano stati però anche quei 12 milioni di fondi pubblici presi nel 2014 e prima ancora i 20 milioni dati dalla Cassa Depositi e Prestiti per ben 5 aumenti di capitali per favorire la presenza del colosso nei mercati asiatici. Se anche le aziende gli vengono dati questi prestiti, però devono mettere una legge dove dicono che comunque le realtà, le produttive italiane devono rimanere in Italia, insomma. Nell'aula del giudice a firmare la transazione economica ieri c'era anche Marta Spinelli, figlia del presidente del Colosso e membro del consiglio d'amministrazione. Non si parla assolutamente di delocalizzazione, quanto piuttosto di una profonda riorganizzazione che prevede la chiusura dell'attività produttiva. Ma in Italia noi restiamo presenti. Il settore che resta a Roncello, a cui fa riferimento la Spinelli, sono gli uffici amministrativi, come era già noto. Quel settore produttivo che negli anni era passato da 8 a 250 dipendenti, invece è stato fatto fuori. Su tutto questo, però, e sulle famiglie delle tute blu rimaste senza lavoro, la signora Spinelli ha preferito non rispondere. Lo stabilimento in Polonia nel bilancio 2016 risulta raddoppiato come fatturato. Ce lo può confermare almeno questo?
E chiudiamo con queste immagini che arrivano da Melendugno in provincia di Lecce, dove nella notte c'è stato un altro intervento della polizia per permettere che nella zona dove dovrebbe arrivare il gasdotto TAP si svolgessero le operazioni di trasporto di 11 ulivi ad un centro di stoccaggio. Non ci sono stati scontri con i manifestanti che presidiano ormai da giorni l'area, ma gli attivisti si erano comunque fatti trovare seduti per strada, bloccando l'ingresso dei mezzi della TAP che trasportavano le piante. I poliziotti, come state vedendo nelle immagini, sono stati costretti a spostarli di peso. E con queste immagini si chiude TG Cronaca. Adesso vi lascio a Tagadà. Grazie per averci seguito e buona giornata a tutti voi.